Bella raga, ciao a tutti nel commento le veneziano, MotoGP, Fioi, siamo campioni del mondo in carica e Fioi, abbiamo cambiato un po' la nostra moto, rosso Ducati con un giallo un po' curioso. Abbiamo già un bello sviluppo perché ho fatto il test. E ragazzi, option, andiamo a vedere come ho cambiato, aiuta la guida, adesso la fisica è pro, non ho mai giocato ragazzi nella mia vita pro, quindi Fioi. Ciao, e la traiettoria ideale non c'è. Per il momento teniamo il traction control a completo. Dalla prossima stagione andiamo ad alto, poi a medio, a scalare. L'obiettivo è quello di vincere con anche la difficoltà massima e poi andare in moto 3 e ammazzare Kent, cioè distruggerlo, andare a finire il suo dominio, perché come potete vedere dall'albo d'oro che sta scorrendo, Danny Kent ha vinto 4 titoli consecutivi. Ragazzi, noi siamo terzi in classifica, veramente non avrei mai pensato di essere terzo, per poco andavo anche in pole. Devo un po' abituarmi alla fisica pro, però sono molto molto soddisfatto. Ragazzi, l'obiettivo è uno solo, vincere il secondo mondiale consecutivo. Vai raga, andiamo, debutto in Ducati, moto italiana, pilota italiano. Il party dopo il mondiale vinto, questa è una roba che neanche nei migliori film di Tony Black, ragazzi, un fumo vergognoso da quanto ha trombato. Vai, alle ragazzette, piace il manubrio del comendone, vai Fioi. La moto italiana vuole fare grandi cose, ragazzi, ho grandi progetti. Voglio fare anche un mondiale con 5 giri. Voglio distruggere Kent in moto 3. Voglio vincere con la difficoltà anche super massima con il traction control, anche se questa già si avvicina molto alla difficoltà massima, Fioi. E niente, e bisogna fare bene però nelle gare favorevoli. Adesso Fioi, questo è il test. E anche l'usura delle gomme sarà fondamentale, perché ho visto che le gomme si usurano tanto di più, purtroppo. Si usurano tanto di più. Adesso questa è la nuova fisica come andiamo, la fisica pro. Ci vuole un fisico da pro. Non deve ingannare che siamo primi, eh. Non deve ingannare, fidatevi, so quel che dico. Very good, come non sarà nessuna gara sarà scontata, già non l'è stata fino adesso. E non lo sarà mai. Very good, come blau gioco, come blau gioco. Blau, Cuba, Blau. Vai di Blau, Cuba. Detto che paradossalmente in MotoGP ti diverti di più perché non vince sempre, non arriva sempre secondo lo stesso e tutto, è proprio più equilibrato, è proprio il mondiale più bello, c'è poco da fare. Invece in Moto3, Fioi Kent è una roba, è proprio il cannibale, l'Eddy Merckx delle moto. Ha già 4 titoli vinti, che... Abbiamo già un buon vantaggio dal Magnifico, che ha vinto il mondiale 2 anni fa. Ma adesso campioni cariche veneziano, guardate le ragazze, sono già in topless. Anche le catariote sono in topless. Mamma mia, che bel vedere. E il primo giro si sta completando, Fioi. Nella notte comendiera. Primo giro completato. C'ho il sogno di vincere al Mugello. Pilota italiano. Moto italiana, circuito italiano. Ma intanto dedichiamoci al Qatar. Devo stare molto attenti alle gomme, più la tensione è altissima, si sente, è palpabile, tutto molto palpabile. Dai Kume, diventa moto Kume, diventa moto. Madonna, vincere con questa difficoltà sarebbe veramente una cosa da pippe, Fioi. Da pipponi obesi, mamma mia. Crazy come crazy in the world, crazy in the world. Buono come buono, mi stai piacendo, come mi stai piacendo. Scusate, Fioi. C'è una tensione spaventosa. Ecco, regalaci il sogno. No, brutto, brutto, questa curva non mi è piaciuta per niente. Troppo larga e leggera sbandata. Però per il momento stiamo andando più che bene. Cioè per me Fioi giocare a pro, fisica pro, mai fatto in vita mia, Fioi. È che il gioco mi piace, voi siete meravigliosi, allora Fioi, il cume si sta applicando. Molto bene, molto bene.
Ok, anche il secondo giro è andato. Vediamo se sarà un giro da fastest. Sono proprio curioso di capire se sarà un giro da fastest. 1,55 e 4. No. Giro record di veneziano. Giro record di veneziano. Vediamo se qualcuno lo batte. Spero di no. Non sarà hat-trick. Ma intanto qualcosa va nel carniere. Eh sì. Fastest lap del culo. Le gomme sono messe dai. Va bene, le gomme vanno ancora bene. L'importante è che non lampeggino. Mamma che tensione, mamma che tensione. L'ultimo giro di ogni gara sarà veramente fastest e le fastest. Il final lap comendiano sarà. Un po' lungo, ma va bene. Tanto il magnifico supermarchetto Marquez che non si è ripreso dopo la sconfitta contro veneziano l'altro anno. Hanno influito tanto la vittoria del Sachsenring e a Motegi all'ultima curva. Cosa mi sono inventato là? Per quanto c'è stata la beffa di Filippo Isola con un ritiro per problemi tecnici a dir poco vergognoso. Ok, Kuma. Non manca tanto, dai, ti enduro. Ti enduro, Kuma. Relax. Penso che se commento poco, ma la prima gara così sono abbastanza emozionato. Ci tengo tanto a fare un successo storico. Ragazzi, final curve. Final curve, poi c'è la vittoria ancora in Qatar. Attenzione! Forse vediamo se la scia c'è qualche pericolo. No! E il Kuma comincia la grandissima! Il campione del mondo va a vincere! Il campione del mondo va a vincere! Oh yes! Grande vittoria, Fiori. Grandissima vittoria. Grande Ducati, mi arriva anche il trofeo. Per la fisica penso reale, non lo so. Grande Kuma, the best Kuma. È stata un'ottima giornata per lui. Oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta anche. Eccolo 25 qua. Punti. Bello come il sole. Ragazzi, pazzesco. Pole position, come Indiana. Tipica pole nel veneziano. Non so come fai, perché questa difficoltà, con questa fisica, con la pioggia, è veramente impensabile. Cioè, infatti sono un po' pentito, Fiori, perché è veramente dura, eh. Mi hanno asfaltato Marquez e Lori. Oh, c'ho come piano, relax. Qua Lorenzo l'altro anno si è ritirato per problemi tecnici. Rossi invece da quando ci sono io non fa più un cazzo, come vediamo. Occhio, com'è? Relax. Mamma che diluvio. Mamma, il diluvio puro. Diluvio purissimo proprio. Gran sorpasso, ma quanto ho rischiato, ho dovuto mollare l'acceleratore, ho dovuto mollare tutto praticamente. Siamo tornati in first position, la tipica first position comunque. Hashtag diluvio universale. Perché è uni. Piove anche di più che in qualifica, è pazzesco. Piove, senti come viene giù. Dai, spingiamo a cannone. Crediamoci, la vittoria può essere nostra. L'inchiodata della vita. Poi sui cambi di direzione. Ecco, madonna, appena fai la curva, quando ti rimetti dritto, Fiori, è una roba impressionante. E qua ho frenato tantissimo. Madonna, i cani fuori dalla strada che abbaiano, prendo paura. Mamma che fatica. Fiori, è una roba impossibile. È veramente, veramente dura. Oh,
Occio, mamma mia. Ok, lap completata, ne mancano solo due, ma saranno eterni, direi. Sono veramente eterni con la pioggia a Austin e con questa fisica. Lorenzo mi ha fatto una gran cosa qua, eh. Complimenti a Lori. No? Che brutto errore, che brutto errore. E vabbè, ecco, lo sapevo. Pagata subito. Pagato subito. A fisica pro non puoi sbagliare una curva, eh. Impressionante, impressionante difficoltà. E adesso rischio anche il ritiro. Il fottutissimo ritiro. Camomillo molto indietro, Camomillo. Purtroppo le due vittorie consecutive come l'altro anno non penso ci saranno, ma pazienza. Sapevamo che la difficoltà è molto aumentata, non è che la traiettoria ideale, quindi è dura. Prima volta fisica, però è veramente un'impresa. Già ho vinto la prima gara, quello è il bello. Piano. No, contro Rossi, no. Ma puttana, ma perché sempre con... Guarda, diamoci un bonus, visto che è la prima gara sotto il diluvio, compro, non mi ritiro per sta gara, dai. Diamoci un bonus, ma perché? Piccolo bonus, vabbè, porca puttana, ciao. Sì, arriva il ritiro, Fio, non posso tenermi ancora. Fio è veramente dura, eh. In attesa di vedere i festeggiamenti al parco chiuso, la regia ci propone la class... Sì, siamo a quarto posto a meno 20 da Lorenzo, purtroppo è andata male. Fio, devo ritirarmi, è stato un bonus di una. Mi spiace per Rossi, veramente, lo becco sempre lui. C'è da fare. Vabbè, inizio contrastante, un primo posto e un ritiro. Però dai, le possibilità ci sono, devo solo un po' ambientarmi con... Devo un po' ambientarmi con la fisica. Raga, un saluto del Cubendone veneziano. Ciao!